Una sottile linea invisibile separa il nostro mondo, quello dei vivi, da un mondo ignoto, quello dei morti. E nella cultura giapponese, la morte, gli spiriti e il paranormale sono visti in modo molto diverso rispetto a noi. Si tratta di un tema complesso, difficile da capire da noi occidentali. Per questo non starò qui a spiegarvi come e perché, ma sappiate che nella cultura giapponese gli spiriti fanno parte della quotidianità. E nel corso dei secoli si sono sviluppati diversi modi per contattarli, per omaggiarli e anche per proteggersi da quelli maligni. Questi sono i rituali giapponesi da non fare assolutamente. Sono sicuro che avete già visto questa bambola. Si chiama Daruma e ha dato il nome ad uno dei rituali più inquietanti e pericolosi di tutto il Giappone. La bambolina di per sé non ha nulla di inquietante, anzi è simbolo di ottimismo, speranza, nonché un portafortuna. Rappresenta il fondatore dello Zen e ha uno scopo ben specifico. Come vedete, al posto degli occhi, questa bambola ha due spazi bianchi vuoti. Quindi, usando un inchiostro nero, bisognerà dipingere un solo occhio, che rappresenterà un obiettivo che si vuole raggiungere. Una volta raggiunto questo obiettivo, allora si potrà dipingere anche il secondo. Si tratta di un oggetto molto interessante che di sicuro sprona tantissime persone a raggiungere i propri sogni, per cui davvero non ha niente a che vedere con l'orrore. Ma quello che sto per raccontarvi, cavolo, sì. Le bambole Daruma hanno dato il nome a questo rituale, a detta di molti, pericolosissimo. Daruma-san. E sì, vi darò le istruzioni per come farlo, ma non perché voglio che lo facciate. Anzi, raccontarvi le istruzioni è un passo fondamentale per capire come funziona il rituale. Non potrei parlarvene in maniera completa se non vi dicessi come si fa. Per cui non rompete dicendo, dici di non farli, poi ci dai le istruzioni. Per forza, raga, altrimenti non si capirebbe nulla. Comunque so che voi, miei cari iscritti, siete bravi e intelligenti, per cui forse non c'era neanche bisogno di dirvelo. Ad ogni modo, il rituale Daruma-san fa accapponare la pelle per quanto è inquietante. Innanzitutto, per eseguirlo è indispensabile essere in casa da soli. Se così non fosse, la tua vita e quella di chi è in casa con te sarebbe in grave pericolo. Ovviamente il procedimento va fatto di notte, al buio, proprio prima di andare a dormire. È obbligatorio che tu abbia una vasca perché è lì che si svolgerà il tutto. Riempi la vasca, spegni tutte le luci, ti spogli e poi ti immergi nell'acqua fresca. Devi essere rivolto verso il rubinetto della vasca. A questo punto devi chiudere gli occhi e iniziare a lavarti i capelli. Mentre passi le dita tra le ciocche, devi iniziare a recitare la frase Daruma-san, Daruma-san, cadi giù. Devi continuare a dirlo a ripetizione, sempre con gli occhi chiusi, finché non avrai finito di lavarti i capelli. Se il rito sta funzionando, dovresti sentire degli strani rumori, oppure un leggero movimento dell'acqua intorno a te. Ora più che mai è importantissimo tenere gli occhi chiusi. Una volta finito di lavarti i capelli, visualizzerai nella tua mente una situazione chiara e ben definita. Vedrai formarsi l'immagine di una donna che cadrà in piedi nella vasca, proprio davanti a te. Questa però scivolerà e andrà a sbattere il volto contro il rubinetto della vasca, strappandosi l'occhio destro. Visualizzerai tutto ciò nella tua mente e potresti seriamente avere paura. Immagina adesso di essere lì e fare esattamente ogni passaggio. Deve essere agghiacciante e io non sono abbastanza coraggioso per provarlo. Comunque a questo punto devi continuare a tenere gli occhi chiusi. Daruma-san è lì con te e potresti sentire la sua presenza. Forse una lieve sensazione alle tue spalle, o forse la chiara percezione di qualcuno che ti tocca. Ad ogni modo, una volta visualizzata questa scena nella tua mente, dovrai dire ad alta voce: perché sei caduta in acqua? Why did you fall in battle? Non riceverai alcuna risposta, ma adesso, sempre con gli occhi chiusi, dovrai stare molto attento a non scivolare anche tu. Il passo successivo, infatti, è quello di uscire dalla vasca e asciugarsi. E questo è il primo motivo per cui sconsiglio di farlo. È pericoloso uscire dalla vasca con gli occhi chiusi, potresti scivolare in un attimo, per cui davvero non lo fate. Comunque, una volta asciugato, dovrai lasciare l'acqua nella vasca, non svuotarla per nessun motivo. Deve rimanere piena fino al mattino seguente. E dovrai anche assicurarti che nessuno entri in quella vasca fino a quando non l'avrai svuotata il giorno dopo. A quel punto, quindi, puoi finalmente uscire dal bagno. Ma nel farlo dovrai sempre mantenere gli occhi chiusi. Solo una volta fuori dal bagno e chiusa a chiave la porta dietro di te, potrai finalmente riaprire gli occhi. Ma non potrai comunque riaccendere la luce, quindi dovrai andare a letto e provare a dormire.
Il rituale ha funzionato, ma il vero gioco inizierà solo il giorno dopo. Dal primo momento in cui aprirai gli occhi al mattino, avrai la costante sensazione di non essere solo o sola. Sentirai come se ci fosse qualcuno dietro di te, e sarà una sensazione forte, vivida, una presenza costante dietro le tue spalle. Ma anche se ti girerai, non vedrai nessuno. Magari scorgerai solo delle ombre di sfuggita, o guardandoti le spalle senza girare la testa, vedrai con la coda dell'occhio quella donna senza l'occhio destro. È Daruma-san. Durante la giornata lei si farà sempre più vicina, e starà a te riuscire a scapparle. Quando senti che è troppo vicina, devi girarti e gridare Tamare, che significa fermati, e poi scappa via più in fretta che puoi. Questa sorta di comando però è da usare molto attentamente. Consideralo come un bonus. Ogni volta che lo userai, la donna si fermerà, ma ogni volta resterà ferma per meno tempo rispetto a quella prima, fino ad arrivare al punto in cui nemmeno questo comando potrà fermarla. Se Daruma-san riuscirà a raggiungerti, beh, la raggiungerai tu nel mondo dei morti. Per cui stai attento e usa bene le carte a tua disposizione. Quando ne avrai abbastanza e vorrai chiudere il gioco, dovrai guardare dietro di te, da sopra la spalla destra, e incrociare lo sguardo della donna. Se non riesci a vederla, sei obbligato a continuare il gioco. Ma se riesci a stabilire un contatto visivo, grida Kitta, che significa ho vinto, e fai come un colpo di karate con la mano, dall'alto verso il basso. Poi scappa a casa. Devi riuscire a fare questa cosa entro la mezzanotte, altrimenti Daruma-san ti perseguiterà fino al giorno della tua morte, ergo, fin quando non riuscirà a prenderti. Leggenda narra che Daruma-san fosse una giovane donna giapponese che morì nel suo bagno, scivolò nella vasca e a seguito di una brutta ferita all'occhio, perse la vita. Ovviamente tutto questo rituale va preso con le pinze. Io ragazzi sono il primo a non credere nel paranormale. Anzi, credo più che altro nella potenza del nostro cervello. Immaginate di sapere tutto quello che vi ho appena detto su questo rituale. Ecco, è ovvio che facendolo, prima o poi, qualcosa di strano succede. Siamo suggestionati, ci aspettiamo che accada qualcosa, ne siamo quasi sicuri. E specialmente i passaggi da svolgere nella vasca ci mettono in una situazione di pericolo, perché non possiamo aprire gli occhi, veniamo privati della vista, e abbiamo in testa che da un momento all'altro potrebbe palesarsi uno spirito cattivo. Il cervello in una situazione del genere potrebbe inviarci stimoli analoghi a ciò che ci aspettiamo accada, e lo farebbe per proteggerci, per dirci che in quella situazione non siamo al sicuro. Per stimoli analoghi intendo la sensazione di essere osservati, toccati, oppure percepire l'acqua che si muove. In questo caso, ragazzi, sarà tutta suggestione. Non so se mai qualcuno è andato oltre e ha detto di aver effettivamente visto Daruma-san il giorno dopo. Fatto sta che conoscendo la leggenda e mettendoci in una situazione del genere, il nostro cervello potrebbe farci vedere e sentire cose che non ci sono. La verità però è che voglio lasciare aperte tutte le possibilità. Magari oltre alla suggestione c'è davvero qualcosa di inspiegabile che si diverte a giocare con la nostra psiche. Una cosa interessante è che questo rituale potrebbe essere definito come una versione horror del gioco 1-2-3 stella. Dovete sapere che in Giappone, anziché dire 1-2-3 stella, dicono Daruma-san Gakoronda. Il popolare gioco per bambini infatti lì si chiama proprio così, per cui questo rituale non sarebbe altro che lo stesso gioco, ma fatto con uno spirito maligno, piuttosto che con gli amici. 1-2-3 stella. Il secondo rituale di cui voglio parlarvi si chiama White Kimono, e a quanto pare si tratta di uno dei più pericolosi che si possa fare. Lo spirito dal kimono bianco è vendicativo e farà di tutto per attaccarsi a te o alla tua casa. Quindi ecco, se siete facilmente impressionabili, non fatelo assolutamente. I passaggi di questo rituale sono più semplici rispetto al primo, ma non per questo meno inquietanti. Sentite. Dopo mezzanotte, è consigliato tra le 2 e le 3 di notte, dovrai andare dentro la tua camera da letto e chiudere la porta. Chiudi poi tutte le finestre, le persiane e le serrande. Ora sarai completamente al buio, ma dovrai accendere una leggera luce artificiale, un abat-jour per esempio, o comunque una luce facilmente raggiungibile dal tuo letto senza doverti alzare.
Hai ora bisogno di una bussola per capire dove si trovano i punti cardinali ed è una cosa fondamentale. Sdraiati nel tuo letto a pancia in su e guarda il soffitto. Quando senti di essere pronto o pronta per iniziare, guarda l'angolo della stanza posto più a nord. Subito dopo, guarda l'angolo posto più a ovest, poi quello più a sud e infine quello più a est. Devi fare tutto questo per 3 volte, muovendo la testa in senso antiorario. E mentre lo fai, devi tenere le braccia incrociate sul petto e ripetere per ogni giro la frase Onbei Roki, Yamashironi Sowaka, che sarebbe un mantra giapponese originario del buddismo tantrico. Mentre reciti questa frase, immagina una donna con lunghi capelli neri dietro di te. Questa indossa un kimono bianco tutto sporco di sangue. E già per questo io non lo farei, ma comunque dovrai continuare ad immaginarla finché la sua figura non sarà proprio davanti ai tuoi occhi. Sarà solo una sorta di immaginazione, ma talmente forte da essere quasi palpabile. A questo punto mantieni la calma, sciogli le braccia, spegni la luce e vai a dormire. Quella stessa notte la donna ti apparirà in sogno. Nel sogno ti troverai a vagare a vuoto, sarai circondato da una sorta di spazio nero, come se fossi nel nulla più assoluto. Solo dopo un po' ti accorgerai della presenza di qualcuno. È qualcuno con indosso un kimono bianco, sporco di sangue. È proprio lei. Se la donna si avvicinerà troppo, non dovrai parlarci. Qualsiasi cosa lei ti dica o ti chieda, non devi mai risponderle. E nel caso in cui lei ti sussurrasse qualcosa all'orecchio, stai molto attento. Questa è la cosa più pericolosa che possa accadere. Per evitare che qualcosa vada storto, devi svegliarti immediatamente. Per farlo fai qualsiasi cosa che potrebbe svegliarti, datti un pizzicotto, agitati, fai qualcosa, basta che ti svegli. Se quando ti svegli non vedrai alcuna ombra, significa che la donna se n'è andata. Se invece continuerai a percepire la sua presenza, il rituale è fallito e la donna prenderà possesso di voi e della vostra casa. Non c'è un vero motivo per cui fare il rituale, è stato ideato solo per provare paura e per giocare con uno spirito, non c'è alcuna ricompensa. Solo il rischio di non svegliarsi mai più. Ma perché questo spirito indossa un kimono bianco? È la classica Dead Wet Girl diventata famosissima nel genere J-horror. E anche se questo spirito non sembra essere bagnato dall'acqua, ha comunque molte caratteristiche in comune con questi personaggi. Capelli neri e lunghi, un kimono bianco, per giunta sporco di sangue, e l'intenzione di farti del male. Ecco, pare che il kimono bianco sia un simbolo con un profondo significato religioso. Questo vestito, infatti, veniva di solito indossato come abito funerario. Per questo moltissimi fantasmi o spiriti giapponesi sono soliti apparire con indosso un kimono bianco. Quindi White Kimono non sarebbe altro che uno spirito inquieto che non è stato omaggiato a dovere e per questo, secondo le credenze giapponesi, è diventato uno yurei, uno spirito malvagio, pronto a tutto, per farti del male.